tanto tu un benestenente, capisci? L'insulto più gravoso e terribile che ti hanno fatto? Addormentarsi. Sì, no, vabbè, la cosa più umiliante è stata tipo a un festival di cinema, non mi ricordo neanche più dove. Stava passando un nostro cortometraggio, Il giorno del santo, che per metà film praticamente è su schermo nero, no? E quindi immagino che anche per gli spettatori probabilmente poteva essere un'esperienza un po' devastante. In ogni caso c'erano tre persone dietro di noi, proprio dietro di noi, che dormivano e russavano. E Ah, proprio proprio forte e spaccato. E poi a un certo punto, quando è finito il film e si sono accese le luci, uno dietro ha detto: "Mica, ma è finita questa cazzata immonda?" Ehi, Una cosa del beh, genere. E lì, naturalmente, è stato un insulto, io mi sono vergognato. Quando ci hanno chiamato sul palco non volevo neanche salire io, perché mi vergognavo da matti. tu cosa consiglieresti ad un ragazzo che decide di intraprendere la carriera del regista? Ed iniziare proprio in proprio, investendo se stesso, perché sento molti giovani che cercano fondi, cercano. No, ed iniziare, intanto iniziare anche nel piccolo, iniziando con gli amici, iniziando con piccole attrezzature non professionali, però di iniziare, di vedere cosa vuol dire girare, perché è anche bello, è un'emozione bellissima, e di vedere realizzato il prodotto, perciò iniziare. Cioè la ripresa cinematografica, o comunque la ripresa in sé, ti permette veramente di cogliere ciò che l'occhio nudo non riesce a cogliere. Perché dietro a una narrazione, a un montaggio, a una direzione, no? L'obiettivo, secondo me, è quello di permettere allo spettatore di guardare con più attenzione il mondo che sta intorno, quindi di vedere anche qualcosa che solitamente non si riesce a vedere. L'obiettivo è quello di porsi delle domande sull'uomo, più che di raccontarlo, cioè di farsi delle domande. Poi le risposte, ogni uomo che vedrà il film o i film darà la sua risposta. O già solo il fatto che si ponga anche lui questa domanda è un obiettivo, secondo me, importante.